Giosuè Consiglio, e oggi abbiamo parlato di come l'opera teatrale influenza altri ambiti artistici, tipo cinema, pubblicità addirittura, e poi abbiamo visto un po' dall'interno come funziona la produzione di uno spettacolo teatrale, di una scena di cinema. Insomma, abbiamo tentato di farci un'idea di questo. Mi è piaciuto, bello. La prima parte interessante intellettualmente, la seconda non solo intellettualmente, diciamo, mettiamola così. Arianna Cervo, del Liceo Scientifico Marconi. Oggi abbiamo, diciamo, analizzato un'opera lirica in tutte le sue parti, quindi le sue influenze per quanto riguarda altri ambiti artistici, e abbiamo un po' analizzato la struttura di un'opera e tutti i mestieri che girano intorno al mondo del teatro, quindi light designer, eccetera. E è stato molto interessante, molto bello e molto utile, soprattutto dal punto di vista anche orientativo per una scelta eventuale futura. È stato un gesto interessante dal mio punto di vista. Mi sono piaciute molto le colonne sonore, perché penso che siano state importanti, perché ci accompagnano tutta la nostra vita, sia quando piangiamo, quando siamo tristi. È stato interessante dal mio punto di vista, sia educativamente, perché ci hanno fatto alzare, farci sperimentare cosa significa recitare, essere fotografati, queste robe del genere. Mi è piaciuto tanto. Perché mia sorella posta molte foto e mi chiede sempre di fare delle foto, no? Con il filtro, e ci sono abituata con il cellulare. Uso molto il cellulare con i miei fratelli. Sì, perché al momento sono interessata a fare moda. Quindi un giorno spero di arrivare anch'io a un livello così